dato positivo. E quindi non voglio nemmeno pensarla a quell'altra cosa. Se fosse negativo, dobbiamo prepararci alla stessa maniera, ancora meglio, evidentemente era sufficiente, alla partita con il Genoa, perché è la partita immediatamente dopo e basta, perché questo è l'unico pensiero, non dobbiamo averne altri, altrimenti di guardare giù, di dire finito tutto, forse potevo dirlo 10 partite fa ancora, no? Quindi 10, 12, 11, 8, secondo me. Quindi invece no, ci deve essere questa voglia sempre di dare il massimo, di far bene. Nel tempo. E quindi siamo poi in emergenza dove gli unici, diciamo, al momento che sono sani, stanno bene, sono pesce e che ha recuperato totalmente e porcari. Quindi che soluzione. No, partirà Jensen, partirà quasi sicuramente Jensen, una piccola possibilità su Mazzarani, ma penso che ricopra Jensen al momento Quindi esce a sinistra. Jensen a sinistra, sì, perché Mazzarani lo vedo più come seconda punta e si giocherà ancora tra lui e Jeddah, leggera prevalenza Jeddah di chi accompagna da Caraccio. Così secondario. È uscita una statistica in settimana che dice che la Roma, in base ai primi tempi, sarebbe in testa alla classifica. In realtà qui a Novara è successo il contrario. Sì, la Roma è la squadra che nei primi 15-20 minuti fa più gol di tutti. Esatto. Io ho detto ai miei calciatori che è di là, che non gli ho detto questo dato tecnico, ho detto che per noi, lo dico subito, veramente sarà importantissimo l'approccio che avremo alla gara. Perché la Roma è una squadra di grande qualità, secondo me è una delle squadre qualitativamente e tecnicamente più forti di tutto il campionato italiano. Giocare all'Olimpico su questo bellissimo stadio, grande, tutto, se non entri subito tranquillo, sereno, cosciente delle tue forze e senza timori, allora lo puoi pagare. E già la Roma è forte di suo. Questo non deve avvenire in maniera assoluta. Io la cosa che ho detto stamani, quei 3 minuti che ho parlato alla squadra, è proprio improntare sull'approccio alla gara. Lì non lo possiamo sbagliare. Abbiamo già dato con la Lazio su questa cosa. L'approccio alla gara non può essere sbagliato. Questo palla. La Roma è molto cambiata, fa un possesso palla, lo ha fatto superiore il Milan a Milano nell'ultima gara, che è tutto dire perché il Milan mediamente fa 70-30, quindi sul possesso palla, e la Roma è stata superiore al possesso palla al Milan, 53-47 dai dati che mi hanno dato, quindi fa ancora possesso palla, ma non è più quel possesso palla, è una Roma completamente diversa, gioca molto più in profondità, gioca molto più in verticale, velocizza il gioco molto di più rispetto a quanto faceva prima. E anche in fase difensiva sta leggermente più coperta perché gli esterni spingono, ma non spingono più raramente tutti e due in contemporanea, c'è sempre uno dei due che si ferma a fare il terzo difensore. Presenza che fa piacere sicuramente perché la vicinanza del presidente alla squadra è sempre un bel segnale. Quando poi viene dal presidente che in altre trasferte non è venuto è un segnale ulteriore, però io sinceramente penso che sia il presidente a Cornero che De Salvo ci siano sempre stati vicini in maniera importante, che li sentiamo vicini. Questo in tutti i casi, non è che quando si è stato a casa ha detto ma questo è stato a casa, non ho mai sentito nessuno solo una volta dire come mai il presidente non viene in maniera assoluta. La vicinanza a loro è sempre molto forte. Del resto per far andare bene le cose serve sempre l'unità di intenti da parte di tutti, questo lo predico da 2 anni e mezzo che sono a Novara, poco più, quindi. È tutto. La vicinanza, il momento è lì che c'è lo sforzo massimo che si sta facendo in questo, e questo è evidente per far punti, perché siamo verso la fine del campionato e qua comincia a tirare le somme veramente. Sinceramente, non ci ho pensato a se può giocare o meno. Totti, ho pensato un po' alla Roma in generale, sono convinto che se sta bene Totti giochi. Martina si è fermato il piancio. Ieri. Sì, ma Però forse ha un problemino come l'aveva Wiccani, che abbiamo tenuto fermo noi un giorno e riprende, perché da quello che ho letto sul gluteo, quindi tendineo, esattamente in linea di massima lo stesso problema che ha avuto Wiccani la settimana scorsa. Quindi penso che piani ci sarà sicuramente. cosa si aspetta che vi attacchino subito questi per far e capire? penso che sì, lo dicono i numeri che in casa fanno così, lo dicono la qualità, lo dicono l'obiettivo che hanno loro ancora di raggiungere e la potenzialità tecnica di questa squadra. Però
quindi saranno sicuramente una partenza, e quello che non dobbiamo fare noi è non farci chiudere lì dentro da loro sulla nostra metà campo, guai, perché anche partire di rimessa non sarà facile per noi, non abbiamo contropiedisti, non abbiamo giocatori veloci, non abbiamo giocatori che attacchino con continuità e con gamba alla profondità, e quindi dobbiamo cercare proprio di giocare, di proporci uscendo a giocare, tenendo conto che loro fanno un pressing molto alto, soprattutto sui recuperi palla, sono bravissimi, ci hanno fatto gol più all'andata, non dobbiamo commettere quegli errori lì. Però dobbiamo cercare di tenere un baricentro più alto possibile.